Ok, allora oggi, come annunciato già, iniziamo a occuparci di grafi, no? Come struttura dati, ma soprattutto come libreria, no? Per l'utilizzo dei grafi stessi. Io ho raccolto qualche, diciamo così, definizione, qualche riassunto, qualche richiamo, no? Su che cosa sia un grafo, che in realtà sono nozioni che già nel corso di ricerca operativa dovreste già avere, ma semplicemente ce le lineiamo solo come terminologia e vi aiuto a riportare un po' in superficie nella memoria cose che magari sono un pochino annebbiate dall'anno scorso. Allora, anche perché poi ci sono molti concetti che a volte vengono chiamati con termini diversi, con sinonimi più o meno equivalenti, quindi vale la pena di ricitare, no, i termini che usiamo. Allora, un grafo viene definito come un insieme di punti, punti detti anche nodi o vertici, e di linee dette anche archi, che collegano questi, questi vertici tra di loro. Quindi per definire il grafo mi servirà sempre, e così dovremo fare, diciamo così, quando lo costruiremo come struttura dati in Java, un insieme di vertici e un insieme di archi che mettono in collegamento coppie di vertici, quindi parliamo di archi tra due vertici. Solo a livello di terminologia facciamo attenzione che il termine graph in inglese può avere tre significati diversi, e anche in italiano è parzialmente ambiguo, no? Noi quando parliamo di grafo intendiamo la struttura dati matematica, diciamo così, fatta di vertici ed archi. Impropriamente, no, quando parliamo di grafico invece possiamo intendere sia un grafico di una funzione, sia un grafico di tipo diagramma barre, diagramma torte, cose di questo genere, no? In italiano grafo è un termine che viene abbastanza non usato comunemente, ma viene riservato per la struttura dati. In inglese graph invece viene usato in tutti e tre i contesti. In realtà sarebbe più corretto in questo contesto parlare di chart, del diagramma, ma viene usato anche altrettanto graph. E il disegno di una funzione tendenzialmente dovrebbe essere il plot della funzione stessa, ma viene anche chiamato graph, il grafico della funzione. Ok? Quindi non confondiamo, no, queste tre definizioni. Vabbè, non ve la voglio far lunga, quindi diciamo così, vado un po' veloce su queste slide. La teoria dei grafi è una teoria matematica che è nata circa 90 anni fa, essenzialmente, quindi non è neanche delle più recenti, ed è nata per esaminare dei problemi, studiare dei problemi principalmente di tipo logistico-topologico, no? Poi da lì si è estesi anche a problemi più astratti. Cioè, il primo problema che è stato affrontato era quello famoso di fare la passeggiata tra i ponti di Königsberg, e ci si chiedeva se era possibile per una persona fare una passeggiata che attraversasse tutti i 7 ponti di questa città, che sono illustrati in questo modo, città esiste davvero, tra l'altro, e tornare al punto di partenza senza passare due volte dallo stesso ponte, no? E la risposta è stata no. Ma si vede, noi tra virgolette diremmo che si vede che non si può, ma per arrivare alla dimostrazione matematica che fosse impossibile, ci è voluto Eulero parecchi decenni dopo che sviluppasse almeno la parte di teoria dei grafi, no, su cui potersi basare. Ma adesso per noi questa è storia o preistoria. Il grafo è un concetto abbastanza ampio e ha diverse varianti, diverse forme, no? Quando parlo di un grafo normalmente non si parla di un grafo semplice. Il grafo semplice è un grafo nei quali tra due vertici o c'è un arco o non c'è. Okay? Prima abbiamo definito l'arco come qualcosa che stava tra due vertici, però non abbiamo escluso nel definire un grafo che, che due archi diversi potessero collegare la stessa coppia di vertici, come in questo caso in cui abbiamo questo arco e quest'altro, diciamo così, che passa di sotto, che collegano le stesse coppie di vertici. Così come non abbiamo escluso che il vertice di partenza e il vertice di arrivo di un arco possano coincidere.
Allora, quando capitano queste cose siamo di fronte a grafi non semplici. Un grafo semplice è un grafo di questo tipo. Cioè, ogni arco collega due coppie di vertici diversi tra di loro, quindi non ci sono dei cappi, e ogni coppia di vertici può essere collegata al più da un arco solo, no? Uno o due. La maggior parte dei casi pratici, diciamo così, richiedono una struttura dati a grafo semplice, però chiaramente ci sono dei casi in cui ha senso usare dei grafi, diciamo così, che abbiano delle caratteristiche in più. Quindi in questo caso, chiaramente, dal punto di vista struttura dati, qui ho due, diciamo così, oggetti che rappresenterebbero questo arco e quest'altro arco, che devono distinguersi attraverso qualche proprietà che non sia semplicemente il vertice di partenza e il vertice di arrivo, perché altrimenti li confonderai. Quindi come gestione, una forma o l'altra del grafo fa ovviamente la differenza. Così come per quanto riguarda gli archi, possiamo pensare che gli archi siano bidirezionali oppure adirezionali, cioè non specifico una direzione, oppure grafi orientati. Archi orientati. Anche qua dipende dal tipo di problema, se questa proprietà c'è o no. Chiaramente nel primo caso avere il grafo che va da questo vertice a quest'altro in basso è equivalente a dire che l'arco va da quello sotto a quello sopra, perché non c'è un orientamento, quindi devo solamente identificare quali sono i due vertici ai quali l'arco è adiacente, cioè sui quali l'arco arriva e parte. Nell'altro caso invece l'arco che sale dal basso verso l'alto e l'arco che scende dall'alto verso il basso sarebbero due archi distinti e indipendenti. E quindi nel enumerare un arco, nel definire un arco, dovrò tener conto anche della direzione, no? Nel quale ordino i vertici da quello di partenza a quello di arrivo. E poi il grafo può avere delle, oltre alla, diciamo, informazione puramente topologica, quindi quali sono i vertici, quali sono gli archi, come sono collegati, può portarsi dietro delle informazioni. E in questo caso si parla di grafi etichettati o grafi pesati, nel senso che il vertice o un arco o l'arco ha associate adesso delle informazioni, che possono essere informazioni numeriche associate all'arco o associate al vertice, oppure informazioni categoriche, no? Quindi arco di tipo A, tipo B, tipo C ad esempio, quindi non necessariamente un numero reale, che così per convenzione si rappresentano con colori diversi. Quando si parla di grafi colorati significa che consideriamo, no, diverse categorie, diverse tipologie di archi o diverse tipologie di vertici. Questi sono tutti sottocasi particolari che, qualora il problema, no, da affrontare lo richieda, dobbiamo essere in grado di rappresentare e di modellare. Vabbè, questo lasciamo perdere. Allora, questo è il caso normale di un grafo, no? Non, in questo caso un grafo non semplice perché è un cappio, lo vediamo che è un grafo di tipo orientato, dove i vertici sono rappresentati da numeri interi, e gli archi non hanno alcuna informazione ad essa associata. Lo possiamo rappresentare insiemisticamente o matematicamente attraverso un insieme di vertici, quindi V è l'insieme, insieme matematico, ma anche un set in Java, che rappresenta i vertici, l'insieme dei vertici di cui il grafo è composto, e un altro insieme che rappresenta l'insieme degli archi. Anche questo, qui c'è la notazione matematica, ma in realtà anche in Java lo possiamo rappresentare con una collection di tipo set che contenga al suo interno delle coppie, 1, 2, 2, 2, 2, 5, che rappresentano ad esempio il 2, 5, rappresenta un arco che parte dal vertice 2 e arriva al vertice 5, ossia in questo caso questo arco qui. Quando il grafo è un grafo orientato, ogni arco sarà rappresentato da una coppia orientata di vertici. In questo caso i vertici sono semplicemente identificati dai numeri, quindi sarà una coppia di numeri, ma più in generale una coppia di vertici. Coppia orientata, cioè il primo elemento della coppia è il vertice di partenza, e il secondo è il vertice di arrivo.
Quindi come struttura dati per rappresentare un grafo, conoscendo le collection, in realtà ci basterà un set di vertici e un set di coppie, di piccoli oggettini che rappresentano gli archi, che all'interno avranno semplicemente partenza e arrivo. Mentre invece, se l'arco fosse un grafo non orientato, come ad esempio questo, la rappresentazione sarà molto simile, un insieme di vertici, un insieme di archi, dove però ogni arco non è una coppia ordinata di valori, ma è una coppia non ordinata, cioè un insieme di due elementi che identifica i due vertici a cui quell'arco è adiacente, è collegato. E non c'è un ordine prestabilito, per questo li ho rappresentati come insiemi, a loro volta, perché insieme 2,5 e insieme 5,2 in realtà sono lo stesso insieme, coincidono. Mentre la coppia 2,5 e la coppia 5,2 sono due coppie diverse e rappresentano archi orientati in modo diverso. Quindi la differenza fondamentale è che per rappresentare un arco in un grafo orientato mi serve una coppia ordinata. Per rappresentare un arco in un grafo non orientato mi serve un insieme, non ordinato quindi. Okay? A parte questo, la rappresentazione è molto simile, due insiemi, uno di vertici e uno di archi. Tenendo pronto, presente che le due rappresentazioni sono indipendenti, ad esempio può esserci il vertice 4, che è questo qua, poveretto, solo isolato nell'angolo, che esiste, appartiene al grafo, nonostante non abbia nessun arco a lui adiacente, a lui connesso. Non importa, è indipendente. È possibile avere dei vertici cosiddetti isolati, che fanno parte del grafo anche se nessun arco è in grado di raggiungerli. Così come possiamo avere delle porzioni di grafo isolate dagli altri. Questo, in realtà questo grafo noi lo potremmo vedere come tre, no, componenti diverse. Quindi quando parleremo di connettività del grafo ci chiederemo proprio di riuscire a identificare quali sono delle porzioni del grafo che sono isolate e non raggiungibili dagli altri. Queste sono le definizioni di base. Poi fa comodo darsi un minimo di terminologia. Il grado di un vertice lo definiamo come numero di archi incidenti su questo vertice. Quindi numero di archi, in un grafo non orientato non parliamo di archi entranti e uscenti, parliamo di archi incidenti, cioè che toccano, che stavo per dire arrivano, ma non posso dire né arrivano né partono se il grafo non è orientato. No? Quindi toccano quel vertice. Quindi qui c'è un esempio, ad esempio di questo vertice qua, che ha grado pari a 3, perché su questo vertice sono collegati tre archi, che vanno da altrettanti vertici diversi. Nel caso di un grafo orientato, il concetto di grado è da un minimo raffinato, perché bisogna distinguere per un determinato vertice quanti archi escono da quel vertice, quanti archi entrano su quel vertice, oppure la somma di entrambi. Quindi si parla di grado in uscita, out degree, grado in ingresso, in degree, o in generale degree, cioè la somma di tutti gli archi sia entranti che uscenti. Però solitamente serve distinguerlo. Do queste definizioni perché poi nella libreria Java che troveremo ci saranno i metodi che si chiamano proprio in questo modo, no? E quindi sappiamo già che cosa fanno. Allora, vertice di grado 0 è un vertice isolato. Qui fa vedere qual è il grado di alcuni di questi vertici. Grado, è un grafo non orientato, quindi parliamo solamente di grado. In un grafo orientato invece dobbiamo distinguere il grado in ingresso dal grado in uscita. Con un po' di ambiguità, quindi sicuramente il vertice 5 ha un grado di ingresso pari a 2, perché ha due archi entranti, e un grado in uscita pari a 1, perché ha un arco uscente. Un pochino più ambigua la situazione se il grafo non fosse semplice, come conto i cappi, quindi gli archi che ritornano su se stessi, oppure gli archi multipli, se li conto due volte oppure non li conto. Le definizioni sono diverse, quindi bisogna fare attenzione poi caso per caso, a che definizione viene data in quel caso, non c'è una definizione univoca, no, di grado in questi casi. E fin qua abbiamo parlato di singoli vertici e singoli archi che collegano una coppia di vertici. E quindi questo è il concetto base, no, di adiacenza. Ma io, avendo un arco che collega due vertici, posso pensare di costruire una
sequenza di archi che collega una sequenza di vertici tutti collegati da un arco. E questo è il concetto che si chiama cammino su un grafo. Un cammino è una sequenza di vertici ordinata, sempre ordinata, su un grafo orientato o su un grafo non orientato, indifferente, una sequenza di vertici per i quali, per ciascuna coppia di vertici, esista un arco che li collega. Per ciascuna coppia di vertici consecutivi, in questa sequenza, esiste un arco che li collega. Quindi vuol dire che parto da un vertice, attraversando un arco vado su un secondo, attraversando su un arco uscente da questo vado su un terzo, e così via. Allora, in questo caso, partendo da un vertice, riesco a raggiungere un altro vertice anche lontano nel grafo. Non direttamente connesso, riesco a raggiungere un vertice di arrivo non adiacente a quello di partenza, non collegato direttamente, ma collegato indirettamente, se vogliamo, attraverso una certa serie di vertici intermedi. Con un cammino di una certa lunghezza che è data dal numero di passi che devo fare. Chiaramente se io devo fare un cammino di 4 passi, questo coinvolgerà 5 vertici diversi, vertice 1, arco tra l'1 e il 2, vertice 2, arco tra il 2 e il 3 e così via, quindi il numero di vertici è sempre uno in più del numero di archi, no? Quindi facciamo solo attenzione che la definizione di lunghezza viene data in termini di numero di archi e non numero di vertici. Quindi in questo caso possiamo introdurre un concetto di raggiungibilità, in cui un vertice B è raggiungibile da un vertice A se esiste almeno un cammino di lunghezza qualsiasi che permette, partendo da A, di raggiungere B. Quindi facciamo attenzione a questi due concetti che a parole sembrano molto simili. Essere connesso o essere adiacente significa avere una connessione diretta. 2 è connesso a 1. 5 non è connesso a 1. Né in un verso né nell'altro, ma 5 è raggiungibile da 1, perché attraverso un cammino di lunghezza 2 da 1 posso passare a 5. Così come 1 è raggiungibile da 5 perché attraverso un cammino anche qua, in questo caso di lunghezza 2, che passa da 4, posso raggiungere 1 partendo da 5. Quindi non sono connessi direttamente, ma sono raggiungibili. Sono due, diciamo così, proprietà distinte. E anche a livello algoritmico saranno funzioni diverse che dovremo rappresentare. Può darsi nel costruire un cammino che io riesca o voglia o debba tornare al punto di partenza. Allora, in questo caso ho costruito un cammino il cui ultimo elemento, il vertice di arrivo, coincide col vertice di partenza. E questo si chiama ciclo. Un ciclo in un grafo non è altro che un cammino che ritorna al punto di partenza. Normalmente quando si parla di cicli, qui non c'è scritto, ah no, c'è scritto qua, scusate, un concetto in più. Quando si parla di cicli o di cammini, spesso si sottintendono i cammini di tipo semplice. Cos'è un cammino semplice? È un cammino in cui ciascun vertice non può comparire più volte. Cioè non posso passare più volte dallo stesso punto. Quando prima dicevamo il cammino per andare dal vertice 5 al vertice 1, un cammino semplice è 5, 4, 1. Un cammino legittimo ma non semplice è 5, 4, 5, 4, 1. Quindi mi faccio un giretto qua in più. Chiaramente è un cammino non minimo, passaggi in più, ma soprattutto coinvolge più volte lo stesso vertice. Quasi sempre ci interessa solo esplorare i cammini di tipo semplice. Così come la maggior parte dei casi useremo grafi semplici, e quando parleremo di cammini, parleremo di cammini semplici. È possibile che un grafo contenga o non contenga dei cicli. E in questo caso è una proprietà del grafo il fatto che si possa costruire o no un ciclo al suo interno. Beh, negli esempi che abbiamo fatto i cicli ci sono, 1, 2, 5, 4, 1 è un ciclo. 2, 4, 1, 2 è un altro ciclo. Quindi all'interno del grafo è possibile costruire dei cammini ciclici. Non è detto che lo si possa sempre.
In quel caso il grafo, no, viene detto grafo aciclico, privo di cicli. E la ciclicità di un grafo è importante, no, dal punto di vista della sua navigazione, del suo attraversamento. Perché capite che un grafo che contiene dei cicli permette più cammini diversi per raggiungere lo stesso punto di arrivo a partire da un determinato punto di partenza. Un grafo che non abbia dei cicli invece ha dei cammini unici, univoci. Adesso lo riprendiamo più avanti questo concetto quando parleremo della ricerca dei cammini. Quindi abbiamo una sequenza, vertici connessi, vertici raggiungibili attraverso un cammino, oppure grafo che ammette al suo interno dei cicli. Se, tornando alla connessione, alla connettività, è possibile passare da qualunque vertice a qualunque altro vertice attraverso un cammino, diciamo che il grafo è un grafo connesso. Quindi tipicamente, non so, un grafo stradale è un grafo connesso, perché io mi aspetto da qualunque punto di poter arrivare in qualunque altro punto. Magari con dei cammini lunghi, tortuosi, ma ci devo poter arrivare. Se invece avessi un grafo stradale che contiene anche delle isole, allora questo è un grafo non più connesso, perché ci sono coppie di punti che attraverso le strade non posso raggiungere. E allora in questo caso avrò, è facile visualizzarsi, no, la penisola con le isole, diversi grafi, un grafo unico, scusate, che è fatto di tante componenti connesse. Le isole sono, la Sardegna è una componente connessa, la Sicilia sarà un'altra componente connessa, il resto dell'Italia sarà un'altra componente connessa, nel senso che all'interno della stessa componente ci si può muovere a piacere. Ma non è mai possibile passare da un vertice di una componente a un altro vertice di un'altra componente. Erano quelle che visivamente vedevamo prima nel nostro esempietto. Queste tre, no? Che abbiamo formalizzato, all'interno di ciascuna componente connessa esistono cammini per raggiungere tutti i vertici, indipendentemente dal vertice di partenza. Non parliamo di connettività sui grafi orientati, perché è un problema abbastanza complicato anche solo da definire, quindi non lo saltiamo. Qual è il numero massimo di archi che posso inserire in un grafo semplice? Il numero massimo di archi che posso inserire in un grafo semplice sarà chiaramente l'insieme di tutte le coppie possibili di vertici, che sono in un grafo semplice orientato n per n-1. Da ciascun vertice vado una freccia verso tutti gli altri. Dico semplice perché ho escluso i cappi, no? Altrimenti se comprendessi anche i cappi sarebbero n al quadrato. Ma normalmente in un grafo semplice orientato n per n-1 vertici. In un grafo semplice non orientato saranno esattamente la metà, n per n-1 diviso 2, perché per ogni coppia di frecce andata e ritorno ce n'è una sola, no? Non orientata. E un grafo che contenga tutti gli archi, il numero massimo di archi, viene chiamato grafo completo, e in realtà il grafo completo dal punto di vista topologico non ha nessuna informazione utile, perché tutti sono connessi con tutti e quindi cosa mi stai dicendo? Però diventa interessante nel momento in cui gli archi abbiano dei pesi diversi, dei valori diversi. Allora devi andare a trovare magari le combinazioni più opportune o i cammini più opportuni. Ma i grafi, queste sono le formulette che abbiamo detto prima parola, un concetto invece che ci sarà interessante è la densità di un grafo, che è il motivo per cui ho definito il grafo completo. La densità di un grafo è il numero di archi che effettivamente quel grafo ha rispetto al numero di archi totale possibile, cioè il numero di archi che avrebbe un grafo completo sugli stessi vertici. Quindi V sono i vertici, K di V è il grafo completo con quel numero di vertici, e di K di V sono gli edge, gli archi di questo grafo completo. E la densità del grafo avrà, diciamo così, un impatto abbastanza forte quando dovremo poi andare a attraversarlo, quando dovremo applicare degli algoritmi di ricerca, no, tipicamente ricorsivi sul grafo. Più è alta la densità, chiaramente più aumentano i cammini, più è
più è probabile trovare dei cicli, più è probabile trovare dei grafi connessi, mentre invece a ridursi la densità diminuiscono i cammini, tendono ad aumentare le componenti non connesse e così via. E magari si sceglierà un tipo di algoritmo piuttosto che un altro, proprio a seconda del fatto che il grafo sia particolarmente denso oppure no. Come ultimo concetto, voglio introdurre il concetto di albero. Un albero, questa definizione è un po' strana, un albero è un grafo connesso a ciclico, non orientato. Allora, sono importanti tutti questi attributi. Quindi un albero è un tipo di grafo che ha una caratteristica particolare, è aciclico ma connesso. Aciclico vuol dire che non ci sono cicli, quindi per ogni coppia di vertici il cammino che li collega è unico, non ho alternative. Ma allo stesso tempo è connesso, quindi per ogni coppia di vertici il cammino esiste. Quindi un albero è un grafo nei quali, data una coppia di vertici, il cammino che li collega esiste ed è unico. Ed è una terra di confine, perché se io prendo un grafo, scusate, un albero, e tolgo un arco, automaticamente non è più connesso. Perché per connettere i vertici di sinistra con quelli di destra c'è un cammino unico che passava da quell'arco. Se lo tolgo ottengo due componenti connesse diverse. Quindi al numero di archi minimo, no, per rimanere connesso. Se tolgo un arco non è più connesso. E viceversa, se aggiungo un arco a un albero non è più aciclico. Qualunque arco io aggiunga creo un ciclo. Non posso aggiungere nessun arco senza creare nessun ciclo. Quindi da un lato abbiamo i grafi che contengono dei cicli, tolgo archi, i cicli via via li rompo, no? Dall'altro abbiamo i grafi non connessi, aggiungo archi, no, li connetto, e la terra di confine è l'albero, che è il numero, tra virgolette, giusto di archi per permettermi di spostarmi facilmente nel grafo senza ambiguità e senza rimanere bloccato dalle componenti non connesse. Quindi ci sono dei problemi in cui è utile all'interno di un grafo identificare un sottoinsieme di vertici che corrisponda a un albero, così poi mi posso spostare facilmente lungo quest'albero. No? Quando faremo le visite sui grafi faremo esattamente questo. Troviamo l'albero su cui spostarci facilmente. Ignoriamo tutta la serie di archi che non ci servono perché sarebbero sovrabbondanti. Nel caso in cui togliamo la richiesta di grafo connesso, non abbiamo più un albero ma una foresta, un termine un po' pittoresco per dire un insieme di alberi, ma ci interessa poco. L'altro attributo che mi lascia sempre un po' stupito è dire come un albero è un grafo non orientato. Noi siamo abituati sempre a pensare a un albero come una struttura dati orientata, no? Parliamo non a caso di una radice, rami e foglie. No? L'abbiamo visto in tanti contesti, ma anche proprio come strutture dati, no? L'albero delle chiamate ricorsive, no? L'albero delle funzioni, l'albero di ereditarietà delle classi, c'è un ordine ben definito, mentre invece matematicamente un albero non è ordinato, no? Non è necessariamente ordinato. Questo perché? Ma perché se questo è un albero, no, disegnato in modo un po' strano, non ha una sua direzionalità intrinseca. Lo vediamo, è un grafo connesso, è un grafo aciclico. Quindi è un albero, se tolgo almeno un arco diventa un grafo non connesso, se aggiungo almeno un arco diventa un grafo ciclico. Okay? Aggiungete un arco che volete, ma sicuramente diventa ciclico. In un albero posso sempre scegliere a piacere un nodo, qualunque, un vertice qualunque, e dire tu sei la radice. Nel momento in cui identifico un nodo radice, automaticamente, che può essere qualunque la radice, la posso scegliere a piacere, automaticamente si induce un orientamento negli archi del grafo
che mi dà la direzione del percorso per raggiungere un determinato nodo partendo dalla radice, no? La parola è più complicata che nei disegni. Quindi scegliere un nodo radice, dice ok, io scelgo te come radice. A questo punto, qualunque altro nodo, poiché io sono sempre in un albero, non ho toccato nulla, è sempre un albero, prendo un altro nodo e mi chiedo qual è il percorso dalla radice a questo nodo. Il percorso, abbiamo detto prima, esiste ed è unico, e quindi attraverserà gli archi in un certo ordine. E questa è in una certa direzione, e questa sarà, anche se il grafo non è orientato, io i grafi li attraverso in una certa direzione, che è quella che porta dalla radice verso il resto del grafo. Allora in questo caso possiamo parlare di nodi, diciamo così, a livello superiore, la radice, nodi a livello inferiore, come i rami, come nodi foglia, possiamo usare delle, diciamo così, analogie botaniche o delle analogie genealogiche, no? Nodo padre, nodo figlio, nodo fratello, perché abbiamo un orientamento ben definito. No? Quindi se chiamiamo questa, se scegliamo questo vertice e diciamo sei tu la radice per me, questo induce automaticamente questo orientamento indicato dalle frecce, cioè allontanandosi dalla radice. Allora se usiamo la terminologia, l'analogia botanica alla radice dell'albero, poi ci sono dei rami che si diramano in varie direzioni, che portano ai vari vertici fino a trovare questi che sono i vertici foglia, vertici che non hanno ulteriori vertici successori. Quindi queste sono le foglie dell'albero, se scelgo questo come radice. Quelli intermedi, tutti gli archi, invece li chiamiamo i vari rami dell'albero. Se usiamo la terminologia, diciamo così, genealogica, diciamo che da questo vertice qua, lui ha un vertice genitore, che è questo, poi scegliete voi se chiamarlo padre o madre, è uguale, è il vertice genitore, e poi hai dei vertici figli, che sarebbero questo e quest'altro. E questi due nodi tra di loro sono fratelli o sorelle, no? In inglese siblings, non abbiamo un genere chiaramente per i vertici. Per i vertici del grafo. Tanto per aiutarci a muoverci su un albero orientato, no? Un albero dotato di radice. Queste direzioni sono totalmente convenzionali e sono, diciamo così, conseguenza della scelta di questo nodo come radice. Se io scegliessi un altro nodo come radice, questo continua a essere un albero, continua a essere possibile definire degli orientamenti, ma alcune di queste direzioni saranno diverse rispetto a prima. Alcuni sono uguali, ma altri, in particolare in questo esempio, questi due archi che stanno qua in mezzo, tra la radice vecchia e la radice nuova, hanno flippato direzione. Ok, quindi il fatto di riconoscere, no, che la direzione fatemelo dire in modo diverso, ci sono dei problemi in cui la struttura dati si presenta naturalmente, spontaneamente in senso gerarchico. E allora è chiaro quale sia la radice, quale sia il punto di partenza. E da lì poi si riparte il resto. Ma in altri casi invece il problema si presenta in modo più neutro, più piatto, no? Immaginiamo appunto una rete stradale in cui non è che ci sia un punto di partenza predefinito. Il punto di partenza lo decido io dopo, quando lo scelgo io. Questa, diciamo così, proprietà degli alberi mi fa sì che io il punto di partenza lo posso scegliere a piacere e dal punto di partenza posso sempre costruire una rete di percorsi. Comunque io scelgo il punto di partenza. Anche se inizialmente non ho delle preferenze sull'orientamento. Ecco, l'ultima, diciamo così, caratteristica particolare dei grafi, l'abbiamo già citata prima, è che possono essere grafi pesati, ossia è possibile associare un peso numerico normalmente agli archi. Quando si parla di grafo pesato normalmente si parla di un valore numerico, un valore intero o più facilmente reale, associato agli archi, e siano essi archi non orientati, siano essi archi
orientati o diretti. Molto spesso quando abbiamo dei grafi pesati, i valori dei pesi sono sì numeri reali, ma numeri reali positivi. No? Grafi con archi, che abbiano degli archi con peso negativo, creano problemi quando poi dobbiamo calcolare la lunghezza dei percorsi, il peso dei percorsi. No? Quindi quando faremo gli algoritmi di calcolo dei percorsi dovremo fare attenzione. Per ora stiamo solamente descrivendo, no, cosa può essere un grafo. Ok, queste se vogliamo sono cose che già sapevate, le abbiamo solo rinfrescate. E chiediamoci, ma tutta sta roba qua in Java come la gestiamo? Beh, abbiamo visto che in realtà si può gestire facilmente attraverso dei set, no? Dei set o delle coppie di elementi. E quindi lo sapremo fare. Però poi c'è tutta una serie di algoritmi che ho studiato ricerca operativa per il calcolo dei cammini minimi, per il calcolo del eccetera eccetera, che dovremmo implementarci. Allora, tanto vale andare a cercare, se esiste, e per fortuna esiste, ne esiste anche più di una, librerie che già contengono già delle classi per rappresentare i grafi e delle classi che implementino gli algoritmi più frequenti su questi grafi. Allora, la classe che abbiamo scelto, la libreria che abbiamo scelto, scusate, si chiama jgraph-t. Attenzione, jgraph-t e non jgraph, che è anche un'altra libreria graph di Java, ma in realtà questa fa grafici, grafici nel senso di charts, non nel senso di graphs, non nel senso di grafici, di grafi matematici. Quindi ricordiamoci che questa T è importante, infatti loro la scrivono anche maiuscolo per renderla più visibile. Che è una libreria, diciamo così, come sempre, open source, gratuita, che implementa appunto le classi che rappresentino grafi, quindi così come le collection le usavamo per rappresentare liste, per rappresentare insiemi, eccetera, eccetera, quando vogliamo rappresentare grafi esisterà una classe graph che posso semplicemente istanziare e creare senza dovermi preoccupare io di andare a costruire gli insiemi, collegare le vertici con gli archi e così via. E tutta una serie di metodi che servono per gestire il grafo stesso, quindi aggiungo gli archi, tolgo gli archi, dato un vertice trovo i suoi vicini, quindi lo attraverso, mi muovo, e anche gli algoritmi di ottimizzazione sul grafo stesso. Tutti facente parte di questa libreria jgraph-t, l'ultima versione, controllato ieri, è ancora la 1.5.1, e quindi in realtà dall'anno scorso non è evoluta un granché. In realtà, come sempre, nel nostro archetipo Maven con cui lavoriamo, è già caricata, è già presente questa libreria. La documentazione la troviamo in questi luoghi, ovviamente tutto parte dal sito jgraph-t.org. No? Che vabbè, dice quanto siamo bravi, quanto siamo belli, ci dice come fare a importare l'ultima versione in Maven, ma soprattutto nella parte blu, non prendete esempio da questi colori per questo sito, ci dà sia i Java doc, quindi documentazione delle classi, sia la guida utente con, diciamo così, consigli, le istruzioni principali, no, per imparare a usare la libreria stessa. Questa libreria è abbastanza articolata, no, abbastanza grande, e ha varie classi, varie classi divise in varie package. Questi sono i package principali. C'è org.jgraph-t, che è il package principale, che contiene anche le classi principali, tra cui la classe, anzi l'interfaccia graph, che è quella che rappresenta il grafo. No? Poi c'è un package alg per gli algoritmi. Quindi qui dentro trovate la maggior parte degli algoritmi. E quest'altra rappresentata in, diciamo, evidenzio quella rappresentata in grassetto, quella che si chiama graph, il sottopackage che si chiama graph, rappresenta le varie classi che implementano le varie varianti di grafo. No, abbiamo visto il grafo può essere orientato, non orientato, pesato, non pesato, semplice, multigrafo, con dei cicli, un pseudografo, tutte varie varianti, no? Allora, tutte queste varianti di grafo implementano un'unica interfaccia, che è l'interfaccia graph. Ma poi ci sono tante classi diverse, che ciascuna delle quali implementa uno specifico tipo di grafo.
un po' come avere list e poi avere due implementazioni, linked list e array list. E qui la stessa cosa, ma chiaramente di implementazioni di grafo ce ne sono molte di più e sono tutte dentro questo package. Ce ne sono, per la precisione, 16, se non sbaglio. E il package ALG, che è quello con tutti gli algoritmi dentro, a sua volta si divide in sotto package, non li ho messi tutti perché non mi stavano, ho cercato di selezionare quelli un pochino più importanti, e probabilmente, se vi ricordate qualcuno degli algoritmi che vi hanno fatto studiare la ricerca operativa, qua dentro lo trovate già, no? Già fatto, implementato, quindi basta che noi creiamo il grafo e troviamo la classe che implementa l'algoritmo che ci serve, la facciamo girare e abbiamo già il risultato. Se ovviamente riusciamo a ricondurre il problema a uno degli algoritmi noti, altrimenti ci rimbocchiamo le maniche e ci implementiamo l'algoritmo noi navigando tra i vari vertici. Allora, dal punto di vista del codice, come si gestisce un grafo? Allora, tutti i grafi derivano da un'unica classe madre che implementa l'interfaccia graph, chiaramente org.jgraph.graph. L'interfaccia graph è un'interfaccia generica con due parametri generici, V e E. V è un tipo di classe che rappresenta il vertice. Quindi io posso avere dei grafi i cui vertici sono numeri interi, come nei disegni delle slide prima, 1, 2, 3, 4, 5. Allora avrò un grafo in cui implemento graph di integer, virgola. Oppure grafi i cui vertici sono identificati da stringhe. Oppure grafi i cui vertici siano rappresentati da oggetti del tipo che vogliamo noi. Quindi se leggiamo, che ne so, sto pensando all'oggetto business della settimana scorsa, possiamo creare un grafo il cui vertice sia un oggetto di tipo business. Quindi per fortuna, questa classe è fatta ovviamente pensando a Java, il vertice del grafo può essere un oggetto qualsiasi. E quindi non ho bisogno di fare un passaggio ulteriore per mettere in collegamento, no, il vertice del grafo con gli oggetti del mio database. Sono gli stessi. Creo il grafo usando i miei oggetti. È chiaro che il grafo metterà questi vertici in un insieme di oggetti, un insieme di vertici, abbiamo detto prima, per forza è un set quello di vertici. E quindi il tipo di oggetto che uso come vertice deve essere un oggetto che può essere messo dentro un set e che quindi deve avere definite hashcode equals, altrimenti in un set non posso mettere un oggetto che non abbia questi due metodi, no? Quindi l'oggetto V è un tuo qualunque oggetto che implementi hashcode equals. Vabbè, gli oggetti nativi come integer e string ce l'hanno, però sui nostri, se vogliamo usare un nostro tipo di oggetto, ricordiamoci che questi metodi, che sono quelli per definire l'uguaglianza alla fine, io devo sapere se un vertice è uguale o diverso da un altro, e per sapere se è uguale o diverso devo chiamare equals. Quindi posso usare l'oggetto che voglio, purché sia un oggetto ben definito, che abbia una nozione di identità ben definita e una funzione di hash. Per quanto riguarda invece l'arco, normalmente la libreria lavora con due tipi di archi possibili, a seconda che vogliamo creare un grafo orientato o non orientato, abbiamo un arco di tipo default edge oppure default weighted edge, cioè, quindi arco normale o arco pesato. Se io creo un graph con la classe archi di tipo default weighted edge, allora la libreria saprà che questo grafo è un grafo pesato e il peso è rappresentato come un numero reale. La classe default weighted edge memorizza all'interno di ogni arco un numero reale che rappresenta appunto il peso stesso dell'arco. Se io volessi rappresentare informazioni diverse, più complicate, non mi basta un numero reale, allora mi devo creare un mio tipo di arco che vada a rappresentare le informazioni che mi servono, creando una sottoclasse o di default edge o di default weighted edge. No? Quindi è possibile crearmi anche una classe speciale per l'arco, ma questo è molto, diciamo, meno utile, molto meno necessario rispetto invece ai vertici che
rappresentano i dati del nostro programma. Quindi abbiamo questi due generics, il primo è l'oggetto su cui voglio lavorare, il secondo sarà default edge per un grafo non orientato e default weighted edge se invece il grafo vogliamo rappresentare un grafo pesato. Ovviamente questi metodi default edge hanno già definito il hashcode equals, quindi non mi devo preoccupare e soprattutto non li devo modificare, non li devo ridefinire perché è quelli su cui si basano, no? Tutti la gestione interna dell'implementazione del grafo stesso. Ok, e che cosa definisce l'interfaccia grafo? Cioè tutti i tipi di grafo che abbiamo, quali funzioni avranno, diciamo così, in comune? Quindi se andiamo a vedere l'interfaccia list ci fa capire quali sono i metodi che possiamo fare su una lista. Se guardiamo l'interfaccia graph ci fa capire quali sono le operazioni che possiamo fare su un grafo, che sono i metodi principali che useremo. Ad esempio, posso gestire l'insieme dei vertici. Quindi ho un metodo per aggiungere un vertice. AddVertex che riceve un oggetto di tipo V, di tipo vertice. Lo aggiunge al set. Posso cancellare un vertice, removeVertex là in fondo. Più raro, ma aggiungere vertici sicuramente è frequente. Posso farmi restituire l'insieme dei vertici. VertexSet è un metodo di grafo che restituisce un oggetto di tipo set, set di vertici. E è proprio il set che viene memorizzato dall'oggetto grafo al suo interno, magari voglio iterare su questi vertici, voglio contare quanti ne ho, eccetera, allora mi faccio restituire il vertex set e poi uso questo set. L'altra operazione che posso fare con i vertici sono interrogare il grado, degree of di un vertice, mi dà il numero intero che è il grado, e se nel caso in cui l'arco sia il grafo, scusate, sia un grafo orientato, allora posso differenziare l'in-degree e l'out-degree. Sono tre metodi diversi, in-degree, out-degree e degree of. Il degree è quello complessivo, l'in e l'out chiaramente sono quelli parziali, solo entranti o solo uscenti. Poi cosa abbiamo? Contains vertex, vabbè, dice se un vertice c'è già nel arco, nel grafo oppure no, ma in realtà non fa altro che delegare al set sottostante. È come se chiedessi se quell'elemento è contenuto nel set di vertici. Quindi in qualche modo mi permette di gestire il set di vertici. E poi ho dei metodi che mi permettono di gestire il set degli archi. Quindi aggiungo un nuovo arco, add edge, a partire da un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Quindi ti fornisco un vertice di partenza e un vertice di arrivo che devono essere dei riferimenti a vertici già presenti nel grafo, e lui mi crea l'oggetto edge, lo collega ai vertici, internamente si salva le informazioni per ricordarsi che, e restituisce un oggetto di tipo edge, che potrebbe servirmi, potrebbe non servirmi. Oppure se questo oggetto di tipo edge l'avessi già e volessi collegarlo a due vertici, uso questa seconda versione del metodo, ma non si usa quasi mai. Se voglio creare un grafo pesato, cioè un arco pesato, devo prima creare l'arco, e poi su questo oggetto arco che ho ottenuto, chiamare set edge weight per impostare il peso dell'arco. Ti passo l'arco, ti passo il peso e tu me lo imposti. Così come se volessi conoscere qual è il peso di un arco, avrò il get edge weight. Mi dà il peso di un arco che ti passo come parametro. Se un arco è... posso anche interrogare il source e il target, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo di un arco. Qual è il vertice da cui parti e il vertice da cui arrivi? Facendo attenzione che se il grafo è un grafo orientato, source e target hanno un significato ben preciso, l'inizio e la fine della freccia. Se il grafo è un grafo non orientato, source e target sono intercambiabili. Nel senso che posso avere un arco che collega il nodo 3 e il nodo 5
E allora può darsi che lui mi dica che il source è il 3 e il target sia il 5, oppure mi dirà che il source è il 5 e il target è il 3. Non posso forzare in che ordine, no, li interpreta. Quindi dovrò fare attenzione, se un grafo non orientato, a sempre considerare i due casi possibili. E tutti questi metodi per interrogare l'arco richiedono come parametro un oggetto di tipo arco. E come faccio a conoscere, avere l'oggetto di tipo arco? Beh, tipicamente conosco i due vertici e chiedo al grafo: caro grafo, tra questi due vertici che arco c'è? Metodo getEdge. Vertice 1, vertice 2, restituisce un arco. Quindi, dati due vertici, dimmi se c'è un arco, e se c'è quest'arco posso poi andare a interrogarlo per vedere, vabbè, la partenza, l'arrivo, il peso, eccetera. Così come, dato un vertice, se ho aggiunto degli archi, ti posso chiedere quali sono gli archi uscenti da questo vertice. Dato un vertice V, un insieme di archi uscenti, o un insieme di archi entranti, incoming edges, oppure l'insieme di tutti gli archi. Beh, nel caso in cui il grafo sia non orientato, è l'unico che ha senso chiedersi, dato un vertice, l'insieme di tutti gli archi. E basta essenzialmente, questi sono i metodi, come vedete, per gestire l'insieme dei vertici, l'insieme degli archi e le informazioni che collegano il vertice all'arco. Quindi dall'arco ti do qual è il vertice di partenza, da una coppia di vertici ti do qual è l'arco e così via. Cioè, ciò che avremmo comunque fatto noi o dovuto fare noi collegando tra di loro i due set. Questa è l'interfaccia, quindi tutti i grafi che creiamo implementano questi metodi. Poi li implementano in realtà in modi leggermente diversi a seconda del tipo di grafo che vogliamo, di cui abbiamo bisogno, che vogliamo creare. E queste sono tutte le classi diverse, classi concrete, che rappresentano ciascuna una variante, una sfumatura di grafo diversa. Quindi tutte classi che implementano l'interfaccia grafo. Messe così sono un po' disordinate. Sulla documentazione c'è questa tabellina che ci dice che tutte queste classi diverse, che sono 16, differiscono sulla base di 4 varianti. Se gli archi sono orientati o no. Se il grafo permette o non permette i capi, self loop. Se il grafo permette o non permette gli archi multipli. Se il grafo è pesato o non è pesato. Quindi se gli archi hanno un peso oppure no. A seconda di queste 4 domande, della risposta a queste 4 domande, scegliamo il nome di una classe. Quindi in un grafo normale, un grafo non orientato, semplice, non pesato, allora non orientato è undirected, semplice, no, qua, no, qua, no, qua, quindi dovrò cercare undirected con 3 no, che è qua al secondo, e si chiama simple graph. I nomi non sono sempre regolari perché per motivi storici hanno, diciamo, sono un pochino cambiati. Io quello che faccio per scegliere la classe, ragiono su queste 3 slide che vi faccio vedere adesso. Queste sono tutte le 16 classi e mi faccio le domande che abbiamo detto prima. Il grafo è orientato o non è orientato? Allora, mentalmente i grafi non orientati sono tutti quelli della metà sinistra, i grafi orientati sono tutti quelli della metà destra. Quindi voglio un grafo non orientato, guardo a sinistra e non guardo più a destra. Poi la seconda domanda che mi faccio è pesato o no? Allora i grafi pesati sono quelli nelle due colonne centrali, i grafi non pesati sono quelli nelle due colonne esterne. E quindi se prima da 4 colonne ero passato a 2 colonne, o quelle di sinistra o quelle di destra, adesso filtrando col fatto che sia pesato o no, passo a una colonna sola. E avendo una colonna, a questo punto la terza domanda che mi faccio è un grafo semplice o ha delle stranezze? E allora prima, seconda, terza, quarta riga, semplice, semplice solo con i capi oppure anche con gli archi multipli, oppure multipli ma senza capi, oppure multipli anche con i capi, cioè di tutto quello che volete.
quasi sempre saremo nella prima riga. Quindi vedete che rispondendo a queste tre domande, no, seguendo per facilità mia queste slide, riusciamo a capire qual è la classe, no, che ci interessa per creare il tipo di grafo che vogliamo rappresentare. Quindi, praticamente, creare un grafo cosa vuol dire? Vuol dire, prima di tutto, capire che problema vogliamo affrontare, che cosa vogliamo rappresentare. Ma quali sono i vertici del grafo? Che oggetto rappresenta un vertice di un grafo? Prima domanda. Seconda domanda, quali sono le caratteristiche del grafo? Pesato, non pesato, orientato, non orientato? Sulla base del quale scelgo qual è la classe concreta da creare. E poi creo il grafo stesso. New, con una, uso una new, ovviamente applicata a una delle classi concrete, una delle 16 classi, parametrizzata con V o E, V è il tipo di vertice che ho scelto, E sarà default edge oppure default weighted edge, a seconda che io abbia scelto un grafo pesato o un grafo non pesato, ovviamente. E poi c'è una stranezza che nel costruttore delle varie classi grafo ho bisogno, devo specificare un parametro di tipo classe. Quindi nel caso in cui sia un grafo non orientato dovrò scrivere default edge.class, punto class devo proprio scrivere, oppure default weighted edge.class. Cos'è sta roba strana? Sta roba strana è che quando noi aggiungiamo un vertice, passiamo al grafo già l'oggetto V. Quindi l'oggetto V ce lo siamo creati noi. La classe grafo non ha bisogno di creare oggetti V. Quando aggiungiamo un arco, l'oggetto arco, vedete che lo restituisce lui, se lo crea lui. Quindi dentro il grafo deve esserci una factory che costruisce archi. Non li costruisco io, li costruisce la libreria l'arco. Però visto che l'arco è generico, io devo dire a questa factory qual è la classe che voglio che lui usi per costruirmi l'arco. Ok? Quindi questo parametro aggiuntivo, punto class, serve al grafo per creare archi di quella classe lì, che ovviamente deve coincidere col tipo di generic che uso, se no faccio casino. Purtroppo, per come funziona la genericità in Java, non è possibile all'interno della classe capire quale sia questa E e usarla per fare un new. Non si può fare. Ok, e poi una volta che ho creato la classe grafo, qui in mezzo c'è una slide che parla invece di un graph type builder, ma direi che non ci serve perché basta che scegliamo quella classe tra le 16. Ecco, una volta che ho creato la classe, è come se avessi creato una lista vuota, poi ci devo mettere dei contenuti dentro. E ce li metto con i metodi che abbiamo visto, add vertex, add edge, eccetera. Allora, proviamo a fare un esempio. Questo è troppo facile. Prendiamo magari, che ne so, uno dei grafici che c'erano, di grafi, pardon, che c'erano nelle slide di prima, se non ho chiuso il file, eccolo qua. Proviamo a prendere questo. Proviamo a costruire il nostro programmino questo grafo. Allora, ci prendiamo Eclipse, qui mi sono creato un problema, un progetto chiamato Intrografi, faccio un package, chiamiamolo model, perché poi alla fine queste operazioni andranno dentro il modello, e creiamo una classe, la chiamo prova.
public. Ho dimenticato di far creare il main. Ok, allora possiamo anche in questa classe creare un metodo CreaGrafo. Dentro il quale appunto aggiungiamo queste informazioni. Quindi noi vogliamo creare un grafo che rappresenti questo. Quindi il metodo CreaGrafo farà questo. Quindi il main non fa altro che chiamare dunque prova p uguale new prova p.creaGrafo. Allora, cosa fa CreaGrafo? Innanzitutto il grafo che vogliamo creare cos'è? È un grafo che, prima domanda, che cosa rappresentano i vertici? Beh, in questo esempio i vertici rappresentano semplicemente i numeri interi. Quindi il tipo V del vertice per ora è la classe integer. Seconda domanda, il grafo è pesato sì o no? Orientato sì o no, cioè qual è il tipo di grafo? In questo caso è un grafo non orientato, non pesato, semplice. E quindi sappiamo già che la classe che ci serve è la classe SimpleGraph e l'arco che ci serve sarà un arco di tipo DefaultEdge. Allora, con queste tre informazioni possiamo già creare l'oggetto grafo. Graph. Graph lo importo da org.jgraphT, nelle dipendenze di Maven, la jgraphT c'è da qualche parte, eccola qua, jgraphT core. E anche l'interfaccia graph è personalizzata con i due parametri generici, il primo abbiamo detto è il tipo di vertici, quindi nel nostro caso sarà integer, l'arco è un arco non pesato, quindi sarà un default edge, il quale anch'esso va importato dalla libreria jgraphT. Quindi chiamiamo, non so, G questo oggetto e lo creiamo. Quindi finora abbiamo detto G è un grafo, non abbiamo ancora detto di che tipo è questo grafo. Abbiamo detto che è un grafo i cui vertici sono interi. Adesso per sapere, per definire le proprietà di questo grafo, lo creiamo di tipo simple graph. Che ha come generici, beh, conviene ripetere almeno le prime volte, il tipo degli archi, no, il tipo dei vertici, virgola, il tipo degli archi, e devo ricordarmi di passare al costruttore il tipo degli archi, quindi default edge, punto class. Facendo questo ho creato un grafo semplice vuoto. Okay? Con zero archi e zero vertici. E infatti lo si vede se io stampassi G. Passi questo grafo G, eseguisti questo programma, mi stampa questa cosa strana che rappresenta un po' la notazione matematica del grafo. Il grafo è una coppia di due insiemi, un insieme di vertici e un insieme di archi. Allora, le parentesi tonde rappresentano la coppia. La prima coppia di parentesi rappresenta l'insieme dei vertici. La seconda rappresenta l'insieme degli archi. Quindi in questo caso un grafo vuoto è un grafo che non ha vertici e che non ha archi. Posso aggiungere i vertici,
e i vertici in questo caso sono, i vertici da, sono rappresentati dai numeri da 1 a 6. E lo farò col metodo g.addVertex. 1, g.addVertex. 2, g.addVertex. 3, chiaramente nella maggior parte dei casi questi valori che aggiungiamo come vertici arriveranno da una query del database in cui abbiamo tirato giù una serie di informazioni, di luoghi, di città, di business, di eccetera. Quindi chiamando in questo caso questo addVertex, l'ho fatto a mano, ma normalmente appunto lo aggiungo come vertici gli elementi di una collection che normalmente avrò acquisito dal database. La rappresentazione grafo adesso è un insieme di vertici tutti isolati, tutti sconnessi tra di loro, perché non c'è nessun arco che colleghi alcun vertice ad alcun altro vertice. E se vogliamo aggiungere anche gli archi dovremo usare degli addEdge che collegano, vedete che due vertici, partenza di arrivo, qui a questo punto essendo i generic integer mi richiede dei valori integer per come primo e come secondo parametro. Quindi l'arco che aggiungo, ad esempio l'arco che va da 1 a 2, 2, 5, 1, 5, allora 1, 2, g.addEdge 2, 5, g.addEdge 1, 5. E poi avevamo 3, 6. Cosa fa addEdge? Prende il primo e il secondo parametro e presume che siano dei vertici validi. Per essere sicuro che siano dei vertici validi, va a vedere se compaiono nel set dei vertici. Quindi io posso aggiungere un arco solo se il vertice c'è già nel grafo. Se c'è, crea un oggetto edge e collega questo oggetto edge al vertice di partenza e al vertice di arrivo. Quindi se faccio una print di questa struttura dati, adesso è un pochino più ricca e dice questo grafo contiene questi vertici dall'1 al 6 e contiene 4 archi, l'arco 1, 2, l'arco 2, 5, l'arco 1, 5 e l'arco 3, 6. Sono rappresentati con la parentesi graffa per ricordarci che l'ordine non è importante, quindi poi ci ricorda che sono insiemi, quindi qui c'è scritto 1, 2, ma potrebbe esserci scritto benissimo 2, 1 e dobbiamo trattarlo in modo equivalente. E lui lo tratta in modo equivalente internamente. Se il grafo fosse un grafo orientato, e quindi anziché la classe simple graph avessi usato la classe, quelli orientati sono quelli di destra, ok? Quindi anziché simple graph usare simple directed graph, lo possiamo fare per prova, tanto non cambia nulla, devo solo importarla. Tanto tutti i metodi che ho usato sono metodi dell'interfaccia graph, quindi valgono su qualunque tipo di grafo. E non è, la complicazione ce l'ho se dovessi passare da pesato a non pesato, dove devo andare a modificare questo default edge ovunque, ma solamente per il tipo di grafo non cambia nulla. Quindi se il grafo in questo caso è orientato, semplice ma orientato, non pesato, la stampa viene fuori in modo leggermente diverso e gli archi sono rappresentati da parentesi tonde anziché parentesi graffe, per ricordarmi che l'ordine è importante. Perché se io volessi qua potrei aggiungere anche l'arco da 2 a 1. Qui siamo un esempio di un grafo orientato. E l'arco
1,2 e l'arco 2,1 sono distinti e possono coesistere. Se lo stesso codice lo applicassi tornando al grafo non orientato, e tolgo direct dalla classe, non è un errore, aggiungi l'arco 1,2, bene, aggiungi l'arco 2,1, c'è già. Non lo aggiunge più perché c'è già. Lui ha trovato 1,2, quando gli ho chiesto questa add edge della riga 21, add edge 2,1, vedete che non c'è nessun arco 2,1 perché prima c'era, perché era diverso 1,2 da 2,1, qua invece non è diverso e quindi lui ha capito che quest'arco era un doppione di un arco che già esisteva. Se mi interessa saperlo, me lo dice l'add edge, perché l'add edge mi dice che se il grafo contiene già un arco dalla sorgente al target specificato, allora il metodo non cambia il grafo e ritorna null. Se invece il grafo è stato, l'arco non c'era, quindi l'ha dovuto creare, ritorna l'oggetto grafo. Quindi se ci interessasse ci dà questo. Ovviamente mi dice che il vertice sorgente e il vertice destinazione devono già esistere ed essere contenuti nel grafo, altrimenti dà un'eccezione. Non può creare l'arco se non c'è il vertice su cui appoggiarlo. Allora, cosa possiamo fare su questo grafo che abbiamo appena creato? Beh, potremmo vedere, ad esempio, no, di muoverci. No? Prendiamo magari il vertice 2 e chiediamoci quali sono i vertici a cui è collegato. Quindi, system.out. Println, collegamenti, connessioni del vertice 2. Connessioni a 2S. Allora, che cosa mi dà il grafo? Mi dà get... scusate, no, edges of, abbiamo visto prima, il metodo edges of gli passa un vertice e mi dà l'insieme degli archi collegati a quel vertice. Quindi, che cos'è? È un set di archi, quindi un set, ritorna un set di default edge archi, che sono gli archi del vertice 2. Il set è il normalissimo set di java.util. E quindi posso stamparti gli archi di collegamento, quindi ovviamente è un set e quindi dovrò analizzarli uno a uno. For default edge e che appartiene a questi archi, dai, ce la posso fare, ad esempio proviamo a vedere cosa ho ottenuto, system.out.println e allora, qui cosa mi stampa? Connessione vertice 2, questa mia stampa, poi queste due linee la stampate, questa print line che stampa gli elementi di questo set di archi. Stampa in modo strano, questo due punti in mezzo che si è inventato lui, ma pazienza. Allora mi dice che le connessioni del vertice 2 sono questo arco qui che collega 1 a 2 e quest'altro arco qui che collega 2 a 5. Adesso io in realtà non volevo gli archi, volevo sapere quali erano i vertici. Quindi capisco che da questo qua, dal primo arco raggiungo il vertice 1, dal secondo arco raggiungo il vertice 5. Il vertice 1 che cos'è? È il source
del primo arco. Il vertice 2 è il target del secondo arco. Cioè, se io anziché stampare questo, volessi stampare il numero dei vertici che ho raggiunto, che è quello che voglio trovare, non mi basterebbe stampare il target. Una implementazione, diciamo così, ingenua potrebbe essere qualcosa del tipo, beh, graph g punto get edge come si chiama? Target, come si chiama? Get edge target, scusate, di questo arco. Posso dire, va bene, dammi tutti gli archi che sono collegati a 2 e di ciascuno di questi archi fammi vedere il target, dove arriva. Solo che così non funziona, perché mi fa vedere 2 e 5. Cioè il primo arco, lui si è memorizzato come arco da 1 a 2. Quindi nel primo caso dovrei stampare il source, non il target. E allora, vabbè, faccio un controllo. Se g.getEdgeTarget DE sono io, scusate, sono le 2, allora vado a prendere il source, altrimenti vado a prendere il target. Cioè quest'arco lo devo girare di così a seconda di che cosa mi trovo. Quindi se come target trovassi lo stesso vertice da cui sono partito, allora vuol dire che quell'arco è girato in senso inverso rispetto a come immaginavo. Allora in questo caso dovrò stampare il source, altrimenti stamperò il target. Una cosa del genere. Quindi la prima volta lui dirà, guarda, il primo arco era l'arco 1-2. Per caso il target è proprio 2, che è il vertice da cui sono partito? Sì. Beh, allora stampami il source, è stampato 1. Nel secondo caso, nel secondo arco, che era l'arco 2-5, ha visto che il target era 5, che è già diverso da 2, quindi è già il vertice adiacente che mi interessa. Allora, questo è facile, ma è anche noioso, perché mi richiede ogni volta di ragionare, no? Purtroppo le strutture dati a un certo punto, no, hanno queste particolarità che a volte sono un po' antipatiche. Per questo, quindi questo funziona, va bene, però capite che per un'operazione banale, come dire, dimmi qual è il vertice che sta dall'altra parte, devo scrivere 5 righe di codice con un for e un if. Che va bene, ci sta, però magari voglio risolvere problemi un pochino più furbi che non questo, quindi non perdiamo righe di codice a fare cose stupide, che poi complicano il codice. Allora, per questo esiste dove l'ho messa? Una classe apposta, che chi ha creato la libreria JGraphT, pensando a noi, ha creato, per farci un favore, che si chiama Graphs con la S, che è una classe che contiene solo metodi statici, metodi di utilità, di comodità, tra cui ad esempio il terzo elemento che c'è qua è neighbor list of, cioè la lista dei vicini di. Allora, visto che questi sono tutti metodi statici, non si chiamano come grafo punto qualcosa, g punto qualcosa, ma si chiameranno come graphs, nome della classe, punto neighbor list of, e come primo parametro hanno sempre il grafo. Sono metodi statici, quindi il grafo non lo conoscono se non glielo passo come parametro. Quindi gli dico, dammi l'elenco dei vicini nel grafo g, vicini del vertice v. E lui mi restituisce già una lista di V. Non una lista di edge che poi devo andare a capire come è girato, andare a capire il source oppure il target. Dammi già i vertici collegati. E quindi questo
diciamo così, esercizio che abbiamo fatto l'avremmo potuto fare semplicemente dicendo una lista di integer che sono i vicini, lo ottengo come graphs punto neighbor, graficamente devo importarlo, sì, neighbor list of g,2. E mi dà la stessa cosa. Mi dà direttamente, sotto forma di list, gli oggetti vertice dei vertici adiacenti al 2. Con una riga sola, anziché col ciclo for, eccetera. Poiché questa operazione, dato un vertice, di trovare i vertici vicini, non gli archi vicini, è molto frequente, l'hanno implementata direttamente come metodo di utilità. Se poi voi andate ad aprire quel sorgente di grafia e vedere come è implementato questo metodo, è esattamente così. Per forza, non è che può fare cose diverse. Non è che può fare cose, possa fare cose diverse, no? Però è più comodo per noi ragionare a un livello un pelino più alto, da vertice a vertice adiacente senza dover passare per gli archi. Il motivo vero per cui il metodo di base mi dà solamente gli archi e poi devo fare questi casini è che la classe grafo in teoria deve poter funzionare sia che l'arco sia unico, sia che siano multipli, e quindi non è detto, no? Se io ho un vertice adiacente mi può interessare sapere se questo vertice lo aggiungo con tre archi diversi nel caso di un multigrafo. Allora la nozione di vertice adiacente a vertice non è univoca nel caso di un multigrafo e quindi come metodi di base non l'hanno messo. L'hanno messo come metodi di utilità. Ad esempio un altro metodo che useremo spesso è addEdge. Voi dite ma addEdge ce l'ha già? Sì, ma addEdge permette solamente di aggiungere un arco non pesato. Nel grafo di base per aggiungere un arco pesato devo fare un addEdge e poi subito dopo un setEdgeWeight, portandomi dietro l'oggetto edge appena creato, controllando che non sia null, perché essere sicuro che l'arco, se l'arco c'è già mi ritorna null, e quindi sono di nuovo quattro righe di codice. Se no c'è l'addEdge che riceve vertice di partenza, vertice di arrivo, peso. E quindi è più comodo. Non fanno nulla di speciale questi metodi, sono semplicemente comodi. Così come dicevo prima, quando creo gli archi, i vertici, scusate, quasi sempre questi vertici arriveranno da una lista o una collection che mi arriva dal database. Allora cosa devo fare? Iterare su questa collection e aggiungere uno a uno tutti i vertici. Oppure la mia amica, la classe graphs, ha già un metodo add all vertices, aggiungi tutti i vertici, che riceve il primo parametro sempre il grafo, il secondo è una collection di vertici. Quindi c'è un metodo addAll che prende una collection e aggiunge tutti i vertici corrispondenti agli elementi di quella collection. Ovviamente facendo attenzione, perché se la collection conteneva dei duplicati, quando io aggiungo dei vertici questi vanno a finire in un set e quindi i duplicati vengono aggiunti solamente la prima volta, no? Se questa collection fosse una lista o un altro elemento che può contenere duplicati. E così come, questi sono essenzialmente i metodi principali. Neighbor list of tutti i vicini, i vertici vicini a quello che ti ho dato, o in un grafo orientato, sono i vicini precedenti, predecessor list of, o i vicini successivi, successor list of. Quindi gli archi uscenti, gli archi entranti, oppure tutti gli archi. Neighbor, tutti i vicini, predecessor, quelli da cui arrivo, successor, quelli a cui vado con un arco uscente. Normalmente usiamo queste per navigare il grafo anziché le get edge, che sono più di basso livello. E poi add all vertices, direi che gli altri sono abbastanza raramente utilizzabili, raramente utilizzati.
Ok, questo se vogliamo sono i due metodi di base. La prossima volta faremo degli esercizi in cui proveremo a costruire dei grafi che rappresentino dei dati che leggiamo nel database. Quindi grafo stradale, grafo di una metropolitana, una ferrovia, cose di questo genere, e vediamo come creare questo grafo e poi come navigarlo. Questo però lunedì prossimo.